Maurizio Buscaglia, allenatore della B2 Calor. Maurizio, da quando sei a Trento, ancora ai tempi del Santa Chiara, della C1, insomma, ne hai vissute tante, ne hai passate tante. Questa però è una cosa nuova, nuovissima per te, nuovissima per la squadra, nuovissima per la società, nuovissima per la città e per tutta la pallacanestro trentina. È una Final Four di Coppa Italia. Sì, è sicuramente una cosa nuova, perché anche se ne abbiamo vissute in tutte le categorie, perché facciamo quella di C1, facciamo quella di B1, però sai, si alza il livello, riesci a partecipare a queste competizioni, perché comunque è un grande successo farle, quindi la Final Four rappresenta già di per sé un grande traguardo per poterla vivere, e c'è il gusto di poterle anche giocare, per cui è il massimo. E io devo dire che sento molto questo discorso che fai sulla prima volta della città, di un club, di tante persone, trasmette gioia e dà la voglia di giocare. La squadra come sta a livello fisico e mentale? Perché alla vigilia ormai di questa Final Four. Sì, beh, la squadra è stata concentrata sul campionato, però sta bene, perché comunque abbiamo vissuto bene ogni momento, veniamo da una buona vittoria, abbiamo assolutamente lavorato molto bene dopo la sconfitta, insomma riusciamo ad avere un equilibrio di squadra importante per lavorare. Ora ci buttiamo in questa settimana di preparazione della partita e sicuramente salirà l'adrenalina, anche perché si tratta di un evento fine a se stesso, che assegna comunque un trofeo, per cui cercheremo di dare il massimo, avendo quel qualcosa in più dal sentire che giochiamo in casa. Sì, inoltre si comincia già subito con una semifinale molto complicata, sarà subito una battaglia? Ciao, sì, una battaglia sicuramente, perché comunque andiamo contro una delle migliori squadre del campionato, è inutile, mi dispiace ripeterlo, ma è così, è la verità, qui parliamo di alto livello, ma proprio per questo credo che possa essere una spinta aggiuntiva a giocare con maggiore energia. Onestamente siamo rimaste in quattro, come si fa a non dire che le squadre che incontrerai è logico che siano rimaste? Noi ci siamo riusciti a entrare, siamo riusciti a essere, insomma, la non prevista, come ogni volta succede in una competizione del genere, proveremo a mettere i bastoni tra le ruote a Casale. Quanto può essere importante però giocare in casa, e quanto può essere importante per tutta la pallacanestro trentina avere un evento del genere proprio nel suo ombelico? E guarda, sono due cose molto importanti: giocare in casa, perché è una grande soddisfazione, perché premia il lavoro di una società e tu ti senti anche molto orgoglioso di poterla fare in casa, però veramente avere a Trento una finale di Coppa per un pubblico che comunque ha vissuto una stagione di Eurolega, che in così pochi anni è salito e ha visto gradini sempre più alti di questo sport, credo sia una cosa da vivere a tutto tondo, a 360 gradi, al di là poi del finale, di come finirà e dei punteggi, ma proprio come livello di partite. Quindi sono due aspetti importanti, molto.